Salve, di base sono Mauro Simonetti e... Ma tu te lo ricordavi che esiste un film di Final Fantasy? Anzi, non un film, il film, visto che si chiama proprio Final Fantasy. In inglese ha un sottotitolo come The Spirits Within, ma in italiano no, quindi per me non esiste. Diretto da Hironobu Sakaguchi, il creatore stesso della saga di Final Fantasy, e tra l'altro questo film è stato prodotto da Square e Sony, quindi è una roba ufficiale, seria, non un progettino così. Se sei tipo... Non avevo mai sentito una roba del genere. Ancora mi ricordo il film di Final Fantasy VII Advent Children, ancora quello di Final Fantasy XV Kingslave. Beh, allora questo video è per te. Se invece stai pensando, ah sì, mi ricordo, l'ho visto, l'ho fittato in DVD. Fittato il DVD. Ma ti rendi conto di che parole stai usando? Di che concetti arcaici, vecchi, preistorici stai menzionando? Sei vecchio. Sei vecchio. Sei vecchio. Non io che per guardarlo legalmente l'ho dovuto noleggiare da Rakuten TV a 4 euro, dove è disponibile solo in lingua italiana e senza nessun sottotitolo, non sia mai. Ma questo fa di me un giovane. No? Seriamente parlando, questo video è nato dal mio pensare, cazzo, è vero, esiste il film di Final Fantasy. L'ho visto, ho letto un po' di retroscena e mi sono reso conto che si tratta di un film per certi versi enorme, un film che è andato vicino tanto così a rivoluzionare l'intera storia del cinema e il concetto stesso di film per come lo conosciamo, ma che poi è stato un po' dimenticato dal tempo. Quindi il 2024 sarà l'anno della rivalutazione? Movimento con la mano? A questo punto direi di iniziare direttamente dalla trama. Se hai giocato a un qualsiasi Final Fantasy o anche solo ne hai sentito parlare, conoscerai sicuramente gli elementi caratteristici di questa saga. Mondi immaginari tra l'urban e il fantasy, gruppi di personaggi dai capelli assurdi che combattono spesso usando armi al di fuori di ogni umana comprensione, magie, mostroni, evocazioni, le musiche epiche e orchestrali, i chocobo. Ecco. Quasi niente di tutto questo è presente nei film di Final Fantasy. Siamo sulla Terra, anno 2065. Un giorno il pianeta è stato colpito da una meteora, da cui sono fuoriuscite delle creature note come Phantom, esseri trasparenti e invisibili all'occhio nudo, capaci di uccidere semplicemente attraversandoti. Da questo punto in poi, l'umanità è stata praticamente decimata, e i pochi superstiti vivono in città fortificate con barriere create ad hoc oppure in stazioni spaziali. Ecco, solo questa premessa ci fa capire come siamo ben lontani dal fantasy. Final Fantasy è in realtà un film di fantascienza, e neanche una fantascienza particolarmente leggera, anzi, i toni sono molto seriosi, il target di riferimento è chiaramente quello degli adulti. Tra l'altro, tutta questa lore ci viene raccontata nei primissimi minuti in un mega spiegone fatto dalla voce fuori campo. E non sarà l'ultima volta che riceveremo questi monologhi per spiegare tante informazioni allo spettatore in poco tempo, ma ci arriveremo. Cercherò di andare abbastanza rapido da questo punto in poi. La protagonista del film è la dottoressa Aki Ross, che studia le forme di vita terrestri e il loro legame con i Phantom. Il suo studio teorizza che, dato che i Phantom sono delle creature simili a spettri, sia possibile creare una sorta di spettro di frequenza opposta per poter eliminare tutti d'un colpo solo. E per fare ciò sarà necessario trovare 8 spiriti, ovvero delle forme di vita con delle caratteristiche specifiche a questo scopo. Non chiedetemi di approfondire perché anch'io ci ho capito fino a un certo punto. Contro di lei c'è un generale molto cattivo che invece dice cose come: che me ne fotte di raccogliere le piantine per sconfiggere gli invasori? Spariamogli direttamente in bocca con questo laser potentissimo che già abbiamo. E lei risponde: no, fra, ma se spari con questo laser potentissimo potresti ferire la Terra e potenzialmente ucciderci tutti. E lui risponde: ya, ma che ce ne fu? Questa è la premessa. Nello svolgimento del film vediamo la dottoressa accompagnata da un gruppo di Marine, e non si chiamano Marine nella lore del film, ma non mi rompo il cazzo di vedere come si chiamano. Appunto, vanno in giro per il pianeta a raccogliere questi spiriti, mentre c'è questo generale che fa. Ah, c'è un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire. Questi Phantom in qualche modo possono anche infettare gli esseri umani, uccidendoli. Quindi a quanto pare hanno 2 attacchi, l'attacco attraversamento e l'attacco veleno. Perché? Sono collegati in qualche modo queste due cose? Non lo so. Scopriamo che la dottoressa Aki stessa è stata infettata tempo prima, ma grazie a una tecnologia
credibile, l'infezione è stata contenuta, quindi tecnicamente lei stessa diventa uno spirito. Questo phantom che ha dentro inoltre le fa avere un sogno ricorrente di una razza aliena e del loro pianeta che viene distrutto. La dottoressa è convinta del fatto che questo sogno sia la chiave per salvare l'umanità. Ci sono tanti altri elementi che hanno inserito, come la love story della dottoressa con il capo di questi Marine, la figura del boss di questa dottoressa, anche lui medico, iperscienziato, tuttologo, oppure tutta la lore di questi Phantom. Però ecco, già da questa, alla fine abbastanza breve premessa che vi ho fatto, potete capire una cosa. Final Fantasy è un po' un casino di film. Questa cosa non è di per sé un male. Ci sono film complessi da spiegare che hanno avuto molto successo, mi viene in mente Interstellar, Se mi lasci ti cancello, storie che sono difficili da ridurre in una frase sola, ma che sono costruite in maniera tale da essere perfettamente comprensibili mano a mano che vanno avanti. Final Fantasy invece ha tanti elementi che devono essere spiegati per mandare avanti la storia, e che a volte vengono buttati lì in maniera un po' pigra, magari con dei monologhi o personaggi che arrivano e dicono: ah sì, posso costruire una macchina per far succedere questa cosa, aggiungendo un pezzo di lore che tu fino a quel momento non potevi avere e che raccontato in questo modo sembra un po' campato in aria. E quindi, a finale, questo film com'è? Parliamone. Non è un film facile da bollare, non è semplice dire ah è bello oppure ah è una merda, perché è un po' a metà. Final Fantasy è un film che ha sbagliato, purtroppo, e sottolineo il purtroppo. È un film ambizioso, che ci ha provato, che è andato tanto vicino così al farcela, ma ha peccato di presunzione. Davvero, se questo film ce l'avesse fatta, come ho detto prima, avrebbe completamente cambiato la storia del cinema, avrebbe rivoluzionato il concetto stesso di film, e onestamente non sto neanche esagerando. Più avanti capirete perché. Vedendolo oggi, Final Fantasy è un film un po' noioso. È un blockbuster sci-fi che vuole anche essere preso sul serio. Il problema è che, se preso come un film delle masse, è troppo serioso. Se preso come un film serio, non è sufficientemente serio e profondo. È un film in cui si parla tanto, 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 tantissimo, e non sono neanche dialoghi particolarmente brillanti o profondi, ma sono quel serioso un po' cartunesco, non so come spiegarvi, come, ecco, gli adulti che dicono: questa cosa potrebbe cambiare il destino della Terra. Roba così. Spessissimi dialoghi servono più a spiegare al pubblico qualcosa, che sia una relazione passata tra due personaggi, oppure una nuova cosa di lore che è uscita, che fino a 5 minuti prima non era mai stata menzionata. Come spettatore è molto difficile stare appresso a tutti questi spiegoni uno dopo l'altro. A un certo punto inizi a dire: boh, vediamo che succede. Ti aggrappi a concetti generici, ma non hai veramente capito cosa sta succedendo. Il che, ecco, può essere una logica che magari in un videogioco ti fai passare, ma in un film non funziona. Pensa, ecco, a Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, famosissima saga, mix tra Final Fantasy, Disney, con Sora, Paperino, Pippo, Johnny Depp, Mulan, solite cose. Sfido chiunque a dire di capire esattamente cosa sta succedendo in ogni momento della trama di ogni singolo Kingdom Hearts. Gente che muore ma non è mai davvero morta, gente che in realtà è buona ma fa il doppio gioco da cattiva ma in realtà è sempre stata buona, i viaggi nel tempo, belle e buone arrivano i viaggi nel tempo. Ma il fatto di avere il gameplay tra una cutscene e l'altra ti dà un motivo per andare avanti, qualcosa da fare. In un film la storia è tutto, se non hai almeno un filo da seguire diventa veramente difficile andare avanti. Parlando dei personaggi di questo film di Final Fantasy, questi incarnano tutti, bene o male, degli stereotipi. Abbiamo personaggi come il generale cattivissimo vestito di pelle nera, che a dir la verità sembra più essere uscito da Resident Evil che da Final Fantasy, la donna un po' mascolina che è anche scontrosa, il nero muscoloso che però è emotional, il nerd esperto di macchine che fa anche battute, tutti stereotipi anni 90 che probabilmente già all'epoca risultavano un po' stucchevoli. Ecco, questi insieme di cose, questa lore inutilmente complicata, questi personaggi molto piatti, questi dialoghi sempre sottotono, rendono questo film una storia che non ti riesce mai davvero emozionare. Final Fantasy vorrebbe parlare al cuore dello spettatore, ma non ci riesce mai. Il che è un peccato perché alla base c'è un fortissimo messaggio ambientalista, un messaggio di rispetto nei confronti del diverso, un messaggio contro la guerra. Temi che tra l'altro mi hanno ricordato molto la storia di Final Fantasy VII, con il concetto di pianeta, di Gaia, di energia del pianeta, il mainstream, questa forza che può dare vita e può distruggere. Ma ora basta. Basta con queste robe, la trama, i messaggi, tutti questi pipponi di sinistra su com'è il film. Noi uomini invece vogliamo parlare di dati, di tecnica, di CGI. Final Fantasy è il primo lungometraggio per il cinema in computer grafica fotorealistica e considerando che stiamo parlando del 2001, devo ammetterlo,
La CGI non è che è invecchiata poi malissimo. A livello di movimenti del corpo e animazioni facciali, uno spettatore del 2024 vede tante cose che non vanno. A volte gli occhi sembrano guardare nel vuoto, oppure i movimenti risultano un po' legnosi e poco fluidi. Ma la verità è che questi difetti non sono mai così preponderanti da rientrare nell'Uncanny Valley. Cosa intendo per Uncanny Valley? È praticamente quel concetto per cui a volte, quando vedi una rappresentazione di una figura umana, c'è una certa percentuale di stranezza che non te la fa percepire come 100% umana. E questo ti dà una sensazione di inquietudine, di disagio. Può essere la forma degli occhi, della bocca, come si muove, come ti guarda. Ad esempio, per me sono invecchiati molto peggio film come Polar Express o Beowulf, che hanno provato a ritrarre personaggi umani in una maniera più o meno fotorealistica, ma con un effetto finale molto più estraniante. Tornando su Final Fantasy, consideriamo che siamo nel 2001 e in quell'anno sono usciti film come Monsters & Co., Shrek, molto più cartuneschi nella rappresentazione della realtà, mentre invece a livello di videogiochi abbiamo Metal Gear Solid 2, GTA 3, Final Fantasy 10. Questo è per farvi capire che per l'epoca era una roba assurda, era una roba fuori di testa. La gente guardava lo schermo e diceva, ma questa roba è vera o no? E proprio riallacciandomi a quest'ultimo punto, quindi il rapporto tra realtà e sua rappresentazione. Abbiamo parlato di personaggi, abbiamo parlato di computer grafica e non abbiamo parlato ancora della cosa che ho detto all'inizio del video, ovvero la cosa rivoluzionaria, incredibile, che avrebbe cambiato la storia del cinema per come la conosciamo. Beh, questa cosa è la protagonista del film. Aki Ross. Aki Ross fu concepita da Square come la prima attrice virtuale della storia. Questo l'avrebbe permesso di partecipare, o almeno di essere usata, per tante altre produzioni che fossero film, videogiochi, potenzialmente cambiando qualsiasi connotato fisico, dalla corporatura, ai capelli, all'età. Quest'idea, se fosse veramente andata in porto, avrebbe completamente cambiato le carte in tavola, forse tanto quanto l'intelligenza artificiale sta rischiando di fare oggi. Se ci pensate, è un concetto spaventosamente contemporaneo. Oggi abbiamo VTubers, modelle Instagram create dall'AI, minacce di copioni attori generate dall'intelligenza artificiale, voci ricreate quasi alla perfezione da sintetizzatori vocali. Il fatto che per Final Fantasy stiamo parlando non del 2024, ma del periodo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 è ancora più assurdo. Tutti questi piani di attrice virtuale poi sono stati accantonati una volta che il film, diciamo, non è andato così tanto bene al box office. Quanto non è andato bene al box office, mi chiederei tu? Lo scopriremo. Una cosa che mi ha sorpreso però, sinceramente, è che nel corso di tutta la durata del film, Aki Ross non viene mai, neanche per una volta, sessualizzata. La vediamo tutto il tempo mentre indossa questa tuta da laboratorio molto aderente, ma le forme del suo corpo non sono mai esagerate. Non ha un culo enorme o delle tette enormi, ma un fisico più asciutto. Tra l'altro fa sempre ridere quando vanno in missione e si vedono i militari tutti bardati, invece lei continua a tenere solo questa tuta. Ma vabbè. Inoltre lei, secondo la lore, sotto questa tuta ha questo dispositivo per tenere a bada questa infezione phantom, eccetera eccetera, più o meno all'altezza del petto, diciamo... qua. Nel corso del film ogni tanto lei armeggia con questo dispositivo, quindi slacciandosi un po' la tuta. Sarebbe stato molto facile fare, ecco, la classica inquadratura, magari per far vedere un po' la scollatura, capito? Il momento un po' più piccante, un po' più fanservice, così. Invece questo non avviene mai. Questa cosa mi ha molto sorpreso in realtà, perché questo film è una coproduzione Giappone-USA, due paesi che non si sono mai preoccupati più di tanto di sessualizzare fortemente le proprie donne, soprattutto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. E infatti, poco dopo l'uscita del film, Aki è stata considerata tipo la donna più sexy dell'anno da un magazine, hanno fatto un photoshoot in bikini e... per chiudere il cerchio, così. L'ultima apparizione di Aki è in un video dimostrativo fatto per la realizzazione del film The Animatrix, dove il personaggio è stato ripreso per una brevissima scena d'azione. E questa è la fine della storia per la prima attrice virtuale della storia. Una cosa piccola, 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 insignificante che non ho menzionato fino adesso è quanto è costato questo film e quanto ha incassato questo film. Final Fantasy negli anni 90 è costato circa 137 milioni di dollari, che oggi corrispondono a circa 205 milioni. Per darvi una stima, sono costati tanto film come Tenet, l'ultimo Hobbit, l'ultimo Aquaman che è uscito ora al cinema e che forse qualcuno ha visto. Qualcuno l'ha visto? Chi lo sa? A fronte di questo budget quindi altissimo,
Final Fantasy ha incassato 85 milioni di dollari, quindi poco più della metà di quanto è costato. E noi conosciamo solo il budget del film, non il budget marketing, che si considera come separato e che a volte può raggiungere anche il doppio del... Square Picture, la divisione creata per le produzioni cinematografiche, è nata appositamente per questo film, è fallita appositamente dopo questo film. Il fatto che Final Fantasy sia stato un fallimento a livello commerciale ha portato tutta questa serie di progetti sperimentali a non vedere mai la luce del sole. Basta attrici virtuali, basta blockbuster troppo costosi tratti dai videogiochi, almeno per un po'. Ma pensate a come sarebbe cambiata la storia se questo film fosse effettivamente stato un successo al box office. Sarebbero nati molti più film così in computer grafica fotorealistica, ogni studio avrebbe realizzato i propri attori virtuali da poter essere usati solo dai propri studios ovviamente, magari un mondo in cui, ecco, i doppiatori di questi personaggi sarebbero iniziati ad essere stati più pagati rispetto agli attori in carne ed ossa di Hollywood, chissà. Sarebbero iniziati ad essere stati... Non so se va bene questa cosa, ma me la tengo. Pensate al botto che ha fatto Avatar nel 2008. Pensate a tutto quello che è successo da quel punto in poi. Come si è evoluto il rapporto tra CGI e live action. Possiamo vederlo in ogni film al cinema in questo momento. Un esempio su tutti, i film Marvel. Final Fantasy ci è andato veramente vicinissimo, tanto così. I suoi creatori ci hanno creduto, ci hanno puntato tutto e possiamo dire tranquillamente che erano dei visionari, erano dei pionieri della storia del cinema, perché guardandoli oggi all'indietro, vedendo com'è il mondo oggi, possiamo capire che loro avevano ragione, cioè loro erano sulla strada giusta, loro potevano veramente cambiare il mondo. Se solo Final Fantasy non fosse stato una palla di film. E questo era Final Fantasy The Spirits Within. Grazie mille per aver guardato il video fino a questo momento. Commenta con Sineddo, che se hai visto ora. E da qualche parte ci sono i miei contatti social, da qualche parte ci sono altri video correlati. In realtà questo video era nato come meme per dire ah, ridiamo di questo film, però in realtà c'era una storia molto più grande, molto più bella da raccontare sul cinema, il digitale, il futuro, il presente, il passato, tutta questa roba qui, molto bella. E io sono Mauro Simonetti, ci vediamo al prossimo video, che sarà sicuramente